Anticipazioni Il Segreto. Venerdì 15 gennaio 2021. Carolina informa Ignacio del viaggio a Bilbao di Pablo. Marta ha la nausea ed è costretta ad abbandonare la colazione. Nel frattempo, il solo Zabal scopre che Urrutia si trova nel carcere di Puente Viejo. Matias e Marcela commentano il forte disaccordo venutosi a creare tra Emilia e Francisca. Temono che finirà per riversarsi su di loro e non sanno proprio a chi dare ragione. Isabel, intanto, offre a Emilia un nuovo contatto medico per far esaminare Raimundo. Francisca, quando lo scopre, va su tutte le furie e questa volta cerca di mettere in guardia la Ulloa dalla Marchesa, è una donna molto furba. La De Los Visos, poi, si reca in ospedale con Thomas per fare visita a Maqueda. I due scoprono che l'uomo è fuori pericolo. Isabel crede che il capomastro sia stato aggredito durante un banale litigio. Ma il figlio non è molto convinto di questo. Decide dunque di provare a parlare con il diretto interessato. Alicia e sua madre si godono gli ultimi istanti con Jesus. La figlia promette al padre che lo tirerà fuori di lì. Successivamente, la Urrutia si reca alla Puebla per sostenere Julio Barreiros. Dice di voler tenere un discorso per far conoscere a tutti la drammatica vicenda di suo padre. Dopo qualche ora, Huertas informa Encarnacion che c'è stato un attentato alla Puebla.